l'Inghilterra resta unita. E questo il responso delle urne venerdì del referendum sulla indipendenza scozzese. I dati diffusi sin dal mattino hanno visto prevalere i no con il 55%, mentre i sì sono stati il 45%. Soddisfatto il premier inglese Cameron e la regina Elisabetta, che ha fatto sentire il suo pensiero con una dichiarazione scritta nel pomeriggio. Il presidente e premier scozzese ha accettato il verdetto da parte della popolazione e ha chiesto allo stesso premier inglese Cameron di mantenere le promesse. Soddisfazione per il verdetto che sancisce l'Unione inglese anche dalla Unione Europea a Bruxelles e dalla NATO. Si è ripetuto nella tarda mattinata di venerdì il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio del miracolo è stato dato dall'arcivescovo di Napoli, Cardinal Sefe, ed è stato accolto da un lungo applauso dei fedeli, giunti in cattedrale sin dalle prime ore del mattino. Il ripetersi del prodigio, che avviene annualmente nel capoluogo napoletano, è considerato dai cittadini come un segno di buon auspicio per la città. Un sondaggio della CNN premia l'accento italiano su Facebook. Dal risultato è emerso che la nostra lingua è la preferita tra le altre. Secondo posto per l'Inghilterra e la Francia, terza la Spagna. Il nostro accento riflette il nostro essere, dal romanticismo in poi. Si tratta di una legittimazione piena ed importante per uno dei social network più amati dai giovani e non solo.